secret soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, sangalewa, cause this is Africa. Amici di TV Parma, buonasera e bentornati su TV Volley. Siamo a Flero per gara 1 dei playoff. Inizia qui la nuova strada del Dulevo Terreverdiane. Ricordiamo che stiamo giocando i playoff per salire di categoria per la A2. Quindi inizia un torneo importantissimo. La squadra di Botti è carica, sono pronte le ragazze. Come sappiamo la battaglia sarà dura perché le forze sono rimaste poche, ma oggi servirà soprattutto il cuore per iniziare questa nuova sfida, una sfida che inizia in trasferta contro la formazione, dicevo, delle Metaleghe Sanitas, che è arrivata seconda nel proprio girone A, e quindi poi ci sarà il ritorno a Fontanellato mercoledì e l'eventuale terza gara, la bella, qui domenica prossima. Ma partiamo dalla prima gara, quindi gara 1, playoff, state con noi, andiamo in campo a vedere gara 1. È buona la ricezione di Jenny Arnoldi, la palla va in due, perde la peruta, c'è il muro di Pasini, 25-20, un set pari, continua la sfida. Tengo a precisare che noi siamo venuti qui, gara 1, come terza contro una seconda nel loro palazzetto, dove penso che abbiano vinto 15 partite su 16, le ultime 16 partite giocate, e con venerdì un gravissimo infortunio, quello di Michela Rustighi, che non è potuta essere della partita, un forte colpo al gomito, speriamo che non sia niente di grave, ma Michela è uscita dall'allenamento, portata in ambulanza all'ospedale, quindi Michela non è potuta oggi essere della partita, è entrata Anna Melegari, e questa squadra ha dimostrato come sempre, come tutto l'anno, che pur soffrendo, pur dovendo rinunciare dei giocatori per infortunio, è riuscita come sempre a sopperire, a fare meglio di quello che sa fare, a superare il proprio limite e andare a vincere una partita che per noi, per il nostro modo di essere, di vivere questa stagione, ne ha dell'incredibile ed è un giusto coronamento di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo soffrendo. Buona la ricezione della peruta, palla in fasta per Rossi che non chiude, il muro smorza il suo attacco, allora contrattacco, la gran difesa di Perini, palla alta della peruta, attacca forte, ma c'è una gran difesa ancora di Pasini, ancora una palla alta, non di Jenny Arnoldi, la rimette, allora della peruta, il terzo attacco, va, c'è il tocco del muro, sì, della peruta, chiude il set, 25-23. Gara 1 si giocherà al tie break. Barbara Fagioli a commentare una bellissima vittoria. Gara 1 era comunque sulla carta un pronostico difficile proprio poi per venire a giocare qua. Una grande prova di carattere e anche una bella pallavolo si è vista oggi. Sì, in settimana purtroppo abbiamo avuto l'ennesima tegola con Michela Rustighi che si è fatta male, probabilmente ha finito la stagione, però ci siamo ritrovati sabato e abbiamo detto a questo punto veramente andiamo in campo e mettiamoci tutto quello che ci rimane, che se non è il fisico è almeno il carattere, la voglia di vincere, quello che ci ha contraddistinto tutta la stagione, e oggi è bastato questo. In previsione del ritorno, come vedi quindi la vostra forza e... diciamo, cosa si può fare, cosa può fare ancora questo Terreverdiane? Può fare quello che ha fatto tutto l'anno, cioè dei grandi risultati, non mollando mai fino all'ultimo pallone, e sarà la filosofia che ci accompagnerà fino alla fine. Se sarà il 12 giugno, sarà il 12 giugno, saremo contentissimi. Se sarà prima, potrà andare bene lo stesso, perché comunque sappiamo che quando usciamo dal campo noi abbiamo dato tutto. Perini al servizio, tira benissimo la battuta, ma è buona la ricezione, palla per Pasini che non chiude l'attacco, allora possibilità di chiudere per Rossi, c'è Rossi, c'è vittoria,
è spugnato il campo di Flero in gara 1. Vittoria cade lì, proprio lì cade la palla di Rossi. 3-7-2, gara 1, vince il Terreverdiane. E adesso andiamo in campo a sentire la voce di queste splendide ragazze. Con Carmen Marciante a commentare questa bella vittoria delle tue ragazze, gara 1, è importantissimo essere in vantaggio, non è finita perché sappiamo che ci sarà comunque il ritorno mercoledì a Fontanellato, però dacci un commento di questa prestazione, bellissima prestazione delle ragazze. Penso che questa partita sia stata la fotografia di un'intera stagione e come sempre non abbiamo mai mollato, e queste sono le ragazze delle Terre Verdiane che sono un grande orgoglio, cioè davvero tutti stringiamo i denti fino alla fine, anche quando mille avversità ci respingono e ci toccano, e quindi davvero stringiamo i denti, andiamo avanti. Adesso gara 2 a Fontanellato. Le ragazze oggi credo che ti abbiano soddisfatto. Ma guarda, non si poteva pretendere niente da queste ragazze, quindi l'hanno tirato fuori lo stesso, quindi non c'è neanche bisogno di chiedere. Queste ragazze hanno questo temperamento e in questi momenti si vede che hanno voglia ancora di stare insieme, quindi che dire. E la cosa bella è la cosa che hanno ancora voglia di giocare, di non andare in vacanza. È proprio questo che voglio dire, quindi io le lascio assolutamente libere di dedicarsi queste vittorie e queste partite, speriamo più a lungo possibile. Eccomi con i miei angeli custodi, Enrico Cavalca e Mirko Cavalca, benvenuti a Terreverdiane Volley. Allora, con loro chiudiamo questa prima puntata dei playoff, gara 1, vittoria 3-7-2 per il Terreverdiano, una vittoria importantissima. Io vi do l'appuntamento a mercoledì, che saremo a Fontanellato per gara 2. Paolo Frigeri, Sergio Ciati, Cavalca e Cavalca, arrivederci.